tutti e ben ritornati. Innanzitutto, buona domenica. Molti di quelli che mi seguono non sanno che nutro una forte passione per l'Oriente, ma soprattutto per il Giappone. Infatti, questa passione, nata grazie ai miei amati manga sin da quando ero bambina, mi ha portato addirittura a fare un viaggio di nozze in Giappone. Dopo averlo sognato tutta la vita, finalmente sono riuscita ad andarci ed era esattamente, anzi, meglio di quello che avevo sempre immaginato. Questo canale è nato come canale di ricette orientali, per lo più giapponesi. Questo perché quando ho deciso di creare questo canale non c'erano molti canali italiani che si dedicassero prettamente alle ricette giapponesi. Quindi trovavo magari uno spunto qui, uno spunto là, ma niente di veramente completo. Allora ho deciso, va bene, lo faccio io, mi studio bene la situazione, perché comunque ero già appassionata da tanti anni, e propongo ricette orientali. Infatti, tra le novità di settembre, come avete ben visto nell'ultimo video vlog, ho deciso di riproporre alcune ricette giapponesi che ho amato sin dall'infanzia. Spero che questa cosa vi faccia piacere. Con questo video invece voglio introdurre un'altra rubrica che partirà da settembre e che avrà come protagonista il bento. Innanzitutto, che cos'è un bento e come è nato? Il bento è un contenitore porta pranzo, solitamente usato in Giappone appunto per la pausa pranzo sia al lavoro che a scuola. Questi bento sono delle scatole in plastica che hanno al loro interno dei divisori per dividere diversi tipi di alimenti. Infatti essi possono contenere innanzitutto del riso e poi dei vari cosiddetti contorni che sono carne, pesce, verdure, tofu, quello che uno vuole, che preferisce. Alcuni sono addirittura termici, magari per poter portare la zuppa di miso che i giapponesi consumano quasi ad ogni pasto, e quasi tutti questi tipi di bento hanno dietro le posate, le bacchette. In Giappone è praticamente un tipo di arte comporre un bento. In effetti si può semplicemente comporre con del riso e degli alimenti, ma ci sono delle mamme che compongono dei bento per le loro figlie o i loro figli che potrebbero fare invidia ad un quadro. Quelle che vi sto mostrando sono alcune delle foto che si possono trovare online. Basta scrivere bento sul motore di ricerca Google ed escono delle meraviglie di questo mondo, davvero di tutti i tipi. Si possono naturalmente preparare a casa con molta cura, come fanno molte mamme per i loro figli, oppure per se stessi o per i loro mariti. Oppure si possono trovare anche nei vari convenience store e quindi comprarli già pronti. Sono molto famosi quelli che si comprano alla stazione dei treni, alle varie stazioni dei treni, prima di intraprendere un viaggio appunto con il treno. In effetti, il primo vero bento, chiamato Ekibento o Ekiben, che vuol dire bento della stazione dei treni, fu venduto il 16 giugno 1885 alla stazione Utsunomiya. Ed era formato da due onigiri e un'altra pietanza avvolta da foglie di bambù. Durante la Prima Guerra Mondiale il bento fu in parte vietato nelle scuole perché rappresentava o dava comunque la rappresentanza della ricchezza dei bambini e della povertà di altri, a seconda delle pietanze che venivano messe all'interno del bento. Quindi alla fine, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu definitivamente sostituito nelle scuole dalle mense scolastiche. Il bento torna popolare negli anni 80 con la diffusione dei convenience store, i combini, quei negozi aperti 24 ore su 24 e che vendono praticamente di tutto. Io li ho adorati quando sono stata in Giappone, infatti facevo le foto anche semplicemente alle merendine appese o a tutto quello che si poteva trovare all'interno di questi negozi, aperti veramente anche la notte. I bento di legno e di metallo vengono sostituiti dai bento in plastica e se ne possono trovare di tutte le forme e i colori. Anche io ne ho acquistati alcuni anni fa, anche se sono piccolini, però sono veramente un amore, sono della linea Rilakkuma e li adoro. Infatti, siccome sono un po' piccolini, io e mio marito comunque mangiamo, ho deciso di acquistarne altri due anche per inaugurare il nuovo appartamento dove andremo a vivere a breve, e un pochino più adulti, visto che comunque questi qui che vi ho fatto anche vedere sono troppo kawaii, come dicono i giapponesi, ma sono un po' piccolini in effetti, e quindi ne prenderò degli altri. Su questo vi terrò aggiornati. Ma parliamo di questa rubrica. Che cosa voglio proporvi?
praticamente oggi con la vita frenetica e veloce che si conduce, più delle volte ci tocca pranzare o cenare fuori casa. Spesso e volentieri al lavoro, anche io per necessità, quasi sempre mi devo portare la colazione al lavoro perché comunque inizio a lavorare molto presto la mattina e spesso succede che mi debba portare anche il pranzo. Questa rubrica nasce quindi per dare fantasia al contenuto del portapranzo, che poi lo vogliamo chiamare bento, lo vogliamo chiamare portapranzo, in realtà parliamo della stessa cosa. E quindi in questa rubrica ho deciso di proporvi vari modi di riempire un bento. Naturalmente, se avete richieste particolari da farmi su questo bento e quindi da proporvi nei vari video, mi raccomando fatelo sotto qui nei commenti, mi raccomando. Esistono anche vari accessori che si possono utilizzare per decorare i nostri cibi all'interno del bento. Io ho una piccola collezione che ho praticamente rimpolpato negli anni e di tutte cosine piccoline kawaii che adoro, io adoro le cose kawaii, in Giappone mi sarei comprata tutto quello che vedevo nei convenience store. Esistono anche dei contenitori per modellare l'uovo appena rassodato, si mettono lì dentro appena rassodato e si chiudono, si fanno stare per un pochino di tempo in acqua fredda, quindi quelli diventano della forma che rappresenta questo contenitore. Oppure i vari portasalsa, che comunque possono accompagnare, che so, il sushi, il riso, gli onigiri, un po' di salsa di soia, un po' di salsa agrodolce, qualche salsina piccante, si mettono tutte in queste mini bottigliette che hanno le forme più assurde, anche queste se ne trovano in tutti i tipi, e sono secondo me abbastanza indispensabili. Oppure ad esempio il tagliapane, queste formine a forma di cuori, stelle o come volete, ne ho fatto anche un video degli accessori, i mold. Ho fatto un video tempo fa che vi ripropongo qui sopra nella e sotto nel box informazioni, dove facevo vedere come funzionavano questi mold, e il tagliapane secondo me è il più bello perché ci si possono fare questi ravioloni praticamente fatti di pane con dentro sia dolce che salato, e quindi possono essere messi all'interno del bento per fare dei panini sigillati. Oppure quei meravigliosi mold per il riso, con cui poi ci sono anche dei cutter, quindi dei taglia formaggio, taglia alghe nori per fare le faccine, i vestitini, sono meravigliosi. E in realtà questo per esempio neanche mai l'ho mai usato, perché non ho avuto modo di usarlo, di prepararmi queste cose un po' più carine con gli orsetti, e mai fatte, possiamo rimediare. Io spero quindi che questo video innanzitutto vi sia piaciuto e sia stato interessante, e non vedo l'ora di partire con la rubrica del bento, che spero vi faccia veramente piacere. Mi raccomando, sotto nei commenti ditemi innanzitutto se avete qualche esperienza con questi bento, se anche voi portate il pranzo o la cena o con la colazione al lavoro a seconda dei vostri orari di lavoro, di solito come vi organizzate. Fatemi sapere anche se avete qualche idea in proposito e se preferite che io parta ad esempio con un tipo di cibo rispetto ad un altro. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, un bel like come sempre, che a me fa tanto tanto piacere. Iscrivetevi al canale per non perdere tutte le novità, come vedete ce ne sono tantissime, e tutti i nuovi video. E io vi auguro una buona domenica e vi mando un grosso bacio. Ciao!